Va bene, allora siccome io ho troppe cose da fare e non riesco a fare tutte, lasciamo perdere un po' il cattolicesimo e il cristianesimo che purtroppo stanno devastando la nostra società civile e ci prendiamo in mano, quello che è un argomento proprio del paganesimo. E come argomento del paganesimo è una relazione che mi interessa mettere in luce e sottolineare, ed è la relazione fra gli uomini e gli dèi, cioè come gli dèi intervengono sugli uomini e come gli uomini intervengono sugli dèi e attraverso cose. E è una cosa importantissima questa della relazione fra il soggetto, l'individuo e le divinità, e le infinite divinità nelle quali siamo immerse. Perché riuscire a comprendere questo, riusciamo a comprendere molte cose che ci succedono quando nemmeno ci aspettiamo che possano succedere. Ebbene, si tratta di un capitolo, cioè un capitolo di un libro che sto leggendo e che sono Gli dèi della Grecia di Walter Rotto, il quale mette in luce la relazione fra gli uomini e gli dèi, analizzando una serie di situazioni all'interno dell'Iliade e dell'Odissea. Ed è strano perché praticamente, cioè io lo sto leggendo adesso, sto libro qua di Walter Rotto, lo sto leggendo in una situazione anche abbastanza divertente, e praticamente fornisce tutta una serie di prove, tutta una serie di dimostrazioni pratiche a quello che i nostri assunti, cioè le nostre affermazioni. Il problema è che Walter Rotto non riesce a fare le nostre affermazioni, cioè si ferma all'analisi. E questa è la differenza che c'è fra chi è riuscito a rimuovere i blocchi monoteisti e chi invece non è riuscito a rimuoverli. Allora, 8. Si tratta del capitolo del libro Gli dèi della Grecia di Walter Rotto, e si intitola Essere e accadere alla luce della rivelazione degli dèi. È un capitolo complesso, o piuttosto lungo, che tratta dell'intervento del Dio nelle azioni umane, da Atena ad Apollo, eccetera, all'interno dell'agire e come direzione dell'agire umano. Walter Rotto non arriva alle conclusioni del paganesimo politeista, ma vi fornisce talmente tante prove a sostegno dell'interpretazione pagana politeista, attraverso la sua analisi di episodi dell'Iliade e dell'Odissea, da riuscire a chiarire che grande lotta Walter Rotto abbia combattuto con la propria struttura emozionale monoteisticamente educata. Si tratta del fondamentale concetto pagano politeista della relazione del Dio nell'oggettività, che agisce e chiama il Dio dentro di noi, che viene manifestato mediante le nostre azioni e che sta per emergere nelle nostre azioni come parte della manifestazione del nostro esistere. Gli esseri della natura sono un crogiolo di dèi. La loro libertà consiste nel poter scegliere quale Dio manifestare attraverso le loro azioni. Così quel Dio, manipolato dal soggetto che lo manifesta, si unisce al Dio oggettivo, alla coscienza di se stesso nell'oggettività, nella sua realtà. Da qui, da questa unione, nasce il progetto del proprio esistere, il progetto manifestato dal Dio, che diventa parte del progetto dell'individuo che quel Dio manifesta. L'autodisciplina, come capacità dell'individuo di autocontrollo, permette all'individuo di porre i limiti dell'azione attraverso la quale esprimere il Dio dentro di sé e porre dei limiti all'intervento del Dio nell'oggettività. Così, se Ares o Afrodite spingono all'azione l'individuo, l'intento soggettivo e l'autosoggettività limitano e indirizzano la spinta della divinità, limitando e imponendo l'azione su se stessi di Ares o Afrodite, che spingono l'individuo all'azione. È vero che noi siamo in balia degli dèi, o se preferite delle circostanze, alle quali rispondiamo con i nostri adattamenti soggettivi, ma proprio questi adattamenti costruiscono sia la nostra coscienza che la nostra consapevolezza, attraverso la quale manifestiamo la volontà di esistenza. Noi progettiamo e determiniamo limiti e fini del nostro progetto, al quale pieghiamo l'azione degli dèi, il saggio consiglio.
Nel paganesimo politeista, riconoscere gli dèi non significa assoggettarci ad essi, ma significa riconoscere le assonanze e le dissonanze con loro ed agire al loro interno in armonia col mondo in cui viviamo. L'intervento degli dèi c'è solo quando questo viene chiamato dall'individuo mediante la sua azione, le sue decisioni, la sua necessità d'azione. Azioni come manifestazioni di scelte e bisogni soggettivi. La risposta degli dèi, in fondo, è quella che le nostre azioni sollecitano e che le nostre azioni alimentano sequenza dopo sequenza. Scrive Walter Otto a pagina 198 negli Dèi della Grecia, edizione Adelphi, analizzando la relazione fra gli eroi e gli dèi nella relazione quotidiana, sia nell'Iliade che nell'Odissea. Per quanto sia certo che bisogna rendere grazie agli dèi anche di questi privilegi, qualche cosa però deve pur partire anche dall'uomo, affinché la divinità possa intervenire ed affiancarglisi. La divinità non è nell'interno, nel cuore dell'uomo, ma fuori, sulla via, e l'uomo deve aprirsi se vuole che essa si faccia incontro. Le più belle narrazioni di chiari interventi divini lo dimostrano con evidenza, e appunto perciò sembrano così vere. L'incredulo può chiamare caso decisivo quel che sembra accadere come per miracolo. Non si può certo individuare logicamente il momento in cui cessa l'azione umana e subentra la divina, ma gli eletti e gli illuminati l'intuiscono ad un certo punto del loro cammino, con prepotente certezza, fino ad elevarsi, in casi particolari, all'immediata intuizione della divinità. Sarebbe da riportare tutto il capitolo, ma è estremamente lungo. Però, siccome io adesso ho qualche minuto di tempo, una parte del capitolo invece ve lo leggo e vi leggerò gli episodi relativi al discorso di Walter Otto sull'azione degli dèi rispetto agli uomini. Naturalmente questo è riferito all'Iliade e all'Odissea, perché analizza quello che è il concetto di relazione fra uomo e divinità nella Grecia antica, e la relazione più stretta si ha esattamente in che situazione? Nella situazione in cui l'uomo può perdere la vita, sta combattendo o comunque è in una situazione drammatica. E nell'Iliade e nell'Odissea episodi del genere ne troviamo molti, e troviamo anche le relazioni dell'intervento degli dèi rispetto all'uomo. Leggo da pagina 202 dell'edizione della Delphi, l'ultima edizione. Vediamo un attimo se anche c'è l'edizione del 2004. La connessione fra il naturale ed il miracoloso, di profondo significato e tale da non alterare nessuno dei due, ha trovato la propria espressione classica nei famosi racconti degli dèi che compaiono sulla terra in forma umana. Apparentemente tutto sembra svolgersi in modo naturale, in una situazione della cui gravità forse gli attori stessi non hanno l'idea di si inserisce improvvisamente un buon amico o un conoscente qualsiasi che fa o dice ciò che è decisivo. Solo il poeta sa che dietro l'apparenza naturale si cela un Dio in sembianze di uomo. Questo intervento ha sempre un grandissimo effetto sugli astanti. Avvertono qualcosa il cui significato li illumina subito. E quando viene richiesta la loro azione, sono già pervasi da uno spirito infuocato di coraggio e vigoria. Allora, quando Enea venne messo fuori combattimento da Diomede, Ares apparve fra i troiani sotto le spoglie del principe dei Traci, Accamante, per incoraggiarli. Gridò ai figli di Priamo se intendevano aspettare finché i greci fossero stati alle porte della città. Il forte Enea era steso al suolo, ora bisognava salvarlo dal tumulto della battaglia. Nessuno risponde a questo oratore, del quale nel proseguo non si parlerà più. Si vorrebbe dire, egli è esclusivamente effetto, che immediatamente dopo che ha parlato la situazione cambia. Tutti sono profondamente eccitati. Ciò che aveva detto il Dio in spoglie umane lo ripete,
come per impulso personale, Sarpedone a Ettore, scuotendolo come un colpo al cuore. D'un tratto gli balza dal carro e rinfocola i troiani, a nuova resistenza. Ares però protegge il suo popolo e combatte in forma umana al fianco di Ettore, finché i greci cominciano a vacillare. Allora Era e Atena decidono, col consenso di Zeus, di assistere i greci contro Ares. Era si avvicina a loro sotto forma di stentore dalla voce possente e grida alla mischia a essere cosa vergognosa la poca resistenza opposta ai troiani da che l'Achille si è ritirato. Si riaccendono i cuori che riprendono subito a battere forte. Solo Diomede è dato di vedere la sua dea. Atena gli appare improvvisamente e gli parla. Monta persino sul suo carro e guida i destrieri contro Ares. È assai istruttivo osservare come l'intervento di Apollo venga descritto in un'altra occasione, Iliade 16, 698 SGG. È l'ora nella quale deve compiersi il destino di Patroclo. Egli ha dimenticato l'ammonimento dell'amico. Nell'ebbrezza della vittoria si precipita all'assalto di Troia, spargendo a ogni lato morte e terrore. Gli dèi lo avevano chiamato a morire, ma la sua stella, prima di spegnersi, brillerà di vivissima luce. È già quasi riuscito a scalare le mura, ma ecco che si intromise Apollo. La sua maestà divina si era manifestata soltanto a Patroclo. Dapprima ci accade sotto le mura della città, da dove la voce tonante del dio lo aveva cacciato riempiendolo di spavento, e poi fuori, sul campo di battaglia. Nel frattempo gli mandò contro l'uomo che doveva infliggergli il colpo mortale, e questi era Ettore, al quale però il dio apparve in spoglie umane come un vecchio parente, un fratello di sua madre di nome Asio, dicendogli: Ettore, non è bene che tu sospenda la lotta. Fossi io solo di tanto superiore a te quanto la tua forza sorpassa la mia, ti pentiresti d'esserti sottratto al combattimento. Orsù, dirigi il tuo carro contro Patroclo e cerca, se Apollo ti concede tanta gloria, di atterrarlo. Un parente, quindi, l'apparizione più naturale del mondo. Avverte Ettore del favore di Apollo, ed è Apollo medesimo a parlare per bocca di quest'uomo. Senza ribatter nulla, Ettore si butta nella mischia ed attacca proprio Patroclo. Ciò che il dio aveva annunciato per bocca di uomo si fa verità. Però Patroclo deve ancora assurgere ai più alti fasti della sua gloria. Una pietra lanciata da lui uccide l'auriga di Ettore, ed intorno al suo cadavere si scatena una terribile lotta che termina con la vittoria dei greci, e Patroclo sta già per scagliarsi nuovamente contro il nemico quando lo coglie il terribile colpo di Apollo, che lo consegna disarmato nelle mani dei suoi nemici e lascia ad Ettore la facile vittoria che sotto le spoglie di Asio gli aveva predetto. Dopo la morte di Patroclo, Ettore insegue la sua biga coi cavalli divini che fuggono guidati da Automedonte. Frattanto Menelao ed Euforbo si contendono il cadavere di Patroclo. Euforbo cade e Menelao sta per togliergli l'armatura. In questo istante Ettore vede improvvisamente accanto a sé Mente, principe dei Ciconi, che gli grida: Ettore, a che inseguire i cavalli d'Achille, che egli solo sa domare? Frattanto Menelao, protettore di Patroclo, ha ucciso il più bravo fra i troiani, Euforbo, figlio di Pantoo. Ettore ode queste parole ed il suo cuore è preso da un selvaggio dolore. Si guarda attorno e scorge l'amico in un lago di sangue, mentre Menelao si accinge a levargli l'armatura. Getta un acuto grido Ettore, avanzando subito con i suoi, e Menelao si ritrae. Così narrante, queste vicende non hanno nulla di miracoloso. Fu una fortuna per i troiani che Ettore fosse stato tempestivamente avvertito da un compagno d'armi della caduta di Euforbo e fosse stato così ricondotto sul teatro della lotta, che andava facendosi decisiva. Ma questo compagno d'armi che ha pronunciato quelle parole era in realtà, come sa il poeta, Febo Apollo, ed egli aveva assunto per questo incontro la figura di Mente. Gli dèi non sono perciò solo coloro che predispongono ciò che è decisivo, essi stessi sono il decisivo. Come tali si fanno incontro all'uomo sul suo cammino, e la figura familiare che attraversa tale cammino nel momento decisivo è solo l'involucro di un dio. Anche nella narrazione appena citata, l'intervento divino umano non è null'altro che un effetto. Ettore non risponde, sente solo un colpo al cuore e torna indietro. Colui che ha parlato, però, è sparito.
Ferve di nuovo la battaglia intorno alla salma di Patroclo. Zeus decide allora di incoraggiare i greci e manda loro Atena, avvolta in una nube luminosa, ella si cala in tutti i cuori, ella si cala dal cielo e si aggira in incognito tra i soldati. Si ridesta allora in tutti i cuori il desiderio di combattere. Il primo che ne risente è Menelao. Non ha però davanti a sé la dea, bensì il suo vecchio noto amico Fenice, che gli fa presente quale scandalo nascerebbe se l'uomo amato del grande Achille venisse gettato in pasto ai cani troiani. Alle sue esortazioni di virile resistenza e di incitamento ai soldati, Menelao risponde: mi desse Atena forza e protezione, sarei pronto allora a difendere e ad assistere Patroclo. La sua morte mi fa sanguinare il cuore, ma Ettore è il feroce lancio della fiamma e non cessa di far strage che Zeus lo incalza. Atena si rallegra che l'eroe si sia ricordato di lei prima che d'ogni altro dio. Lo riempie di forza e fa così saldo il suo cuore che nulla possa più atterrirlo o smarrirlo. Egli muove subito all'assalto e atterra uno dei guerrieri più cari ad Ettore. Può persino trascinare indisturbato la salma del caduto fuori dalla zona battuta dalle armi troiane nel gruppo dei suoi compagni. Neanche Ettore l'ha impedito. Non si è forse accorto di ciò che stava accadendo? Un attimo prima era indietreggiato di fronte ai due Aiaci. Ora però viene richiamato energicamente. L'amico suo Fenope gli compare dinanzi e gli rinfaccia ad essersi reso lo zimbello dei Greci piegando davanti ad un uomo come Menelao. Questi gli ha infatti ucciso il più fedele dei compagni, Pode, guerriero senza paura, e da solo ne rapisce il cadavere. A queste parole il dolore cala come una fosca nube sul cuore di Ettore, minaccioso. Egli si avvia nella mischia. Questi due quadri valgono a mostrarci con evidenza particolare la natura ed il senso del comparire e dell'agire degli dei. Qui non v'è nulla che ci sia familiare, ma tutto ciò è vissuto, intuito in modo genuinamente greco. Ettore vede Menelao che trascina via il cadavere del suo amato amico. Lo assale un dolore indicibile e ad un tempo profondissima vergogna. Questa pena e questa accusa del suo cuore sono la voce di Apollo che gli parla invisibile. Si trasformano quindi senz'altro in azione. Dell'uomo per bocca del quale parlò la divinità non viene detto più nulla. Anche Menelao si tormenta, sentendo rimorso per la sua inazione. Ma cosa può egli, piccolo eroe, di fronte al potentissimo Ettore e alla sua fortuna? Così egli risponde alla voce esortatrice, che in realtà è quella di Atena, rivolgendo proprio a questa dea la sua preghiera. Ed immediatamente tutte le sue membra vengono animate dallo spirito della dea degli eroi. Ciò che procura l'aiuto divino non è in realtà l'invocazione, la sua espressione, piuttosto il segno che la divinità stessa è vicina. Lo stesso possiamo riconoscere nel racconto di Enea. Egli, che per esperienza personale aveva buon motivo di stare alla larga da Achille, ora lo affronta col più fiero coraggio e, sdegnato, tiene testa al potente avversario che lo mette in guardia dal pericolo di volersi misurare con lui in una lotta impari. Questo ardire è opera di Apollo, che si è messo improvvisamente sulla via di Enea per farsi riconoscere da lui. Gli appare come uno della sua gente, Licaone, figlio di Priamo. Gli chiede con ironia dove fosse quando, finite le grandi promesse fatte al banchetto, di volersi misurare con Achille. Risponde Enea che Licaone dovrebbe ben sapere come sia impossibile per lui affrontare Achille, che questi ha sempre un dio al suo fianco a proteggerlo. Lo aveva sperimentato personalmente allorquando era riuscito a sfuggire dalle sue mani terribili solo con l'assistenza di un dio. Se il cielo volesse concedere ad entrambi uguali probabilità di vittoria, allora Achille avrebbe ben trovato il suo uomo. E a ciò risponde significativamente il presunto Licaone: ebbene, invoca anche tu gli dei. Non sei forse anche tu nato da madre divina, e non è la tua più nobile di quella d'Achille? Affrontalo dunque e non lasciarti intimorire dalle sue minacce. Con queste parole il dio riempie l'animo suo di forte bellicosità, e già l'eroe s'avanza con aria di sfida fino alle prime file di soldati. Così il racconto del poeta. Alle sue ultime parole Enea non ha più risposto. Non si sa più nulla neppure dell'amico che gli aveva parlato. Qui non v'è nulla
che un effetto prodigioso. Enea, fino a quel momento avvilito, è improvvisamente invaso di eroico coraggio, ed è dovuto alla presenza della divinità. Non sentiamo neppure che Enea abbia pregato gli dèi, come gli è stato consigliato. È anche qui la presenza divina che cerca tali pensieri, e ad un tempo quel sentimento supremo nel quale si identificano la preghiera ed il suo esaurirsi. L'Odissea sottolinea con particolare finezza parecchi punti, nei quali la divinità interviene personalmente in modo tale che il prodigioso sembra naturale e il naturale prodigioso. Odisseo è approdato misero e nudo al lido dei Feaci. Nausicaa lo ha vestito, rinfocillato ed accompagnato per un tratto di cammino, ma il boschetto sacro d'Atena dovette abbandonarlo al suo destino, dandogli solo ancora il consiglio, una volta giunto al palazzo del re, che qualcuno gli avrebbe indicato da attraversare in fretta la sala e buttarsi supplichevole, invocando protezione, ai piedi di sua madre, la regina che siede sul trono, accanto al focolare. Seguendo il desiderio di lei, Odisseo tarda ancora un poco ad avvicinarsi verso la città. Durante il cammino non viene interrogato né importunato da nessuno. Gli viene indicata la casa del re e, dopo aver sostato meditabondo per qualche tempo, ne varca la soglia. Nella sala gli uomini sono riuniti, pasteggiando, ma nessuno bada lui. Giunge così indisturbato fino al focolare e solo ora ci si accorge che uno straniero sta ai piedi della regina, e la sua supplichevole preghiera di una scorta che lo riconduca in patria produce un effetto straordinario. Il re lo fa alzare, porgendogli la mano, e lo conduce al posto d'onore. L'indifeso è accolto, la sua sorte è decisa. Qui ha agito una divinità, anche soltanto la via verso la città. Quanti incontri spiacevoli, anzi pericolosi, avrebbe potuto offrire ad uno straniero privo di qualsiasi diritto. Sentiamo pure che i Feaci non sono particolarmente amabili con gli stranieri. Certo, il sole era calato e, protetti dall'oscurità, era anche possibile passare inosservati. Ma per questo c'era bisogno di fortuna. E questa non era finora mancata allo sconosciuto, che a chiedere la via che conduce al palazzo si era proprio imbattuto nella persona più adatta. Questa fortuna, ci dice Omero, è opera della dea Atena. Sì, e la stessa è la fortuna. E si conferma qui nel senso vero e proprio della parola: essere gli dèi il giovamento che l'eroe deve incontrare sul suo cammino per il buon esito della sua impresa. Nel boschetto sacro ad Atena, Odisseo prega prima di mettersi in cammino la dea che gli concede di trovare amicizia e pietà presso i Feaci. Mentre gli si avvicina poi verso la città, si fanno intorno a lui fitte tenebre, è già notte, così fitte che nessuno può accorgersi di lui e fermarlo. All'ingresso della città, però, dove ha bisogno di una guida, incontra improvvisamente una fanciulla con l'anfora che va ad attingere acqua. La fanciulla gli indica volentieri il cammino. Prima che gli varchi la soglia della casa del re, ella gli infonde ancora coraggio e gli dà alcune preziose indicazioni. Egli troverà i principi a banchetto, ma prima di tutto dovrà rivolgersi alla regina. Se questa si mostrerà gentile con lui, allora potrà finalmente sperare di rivedere la patria. Odisseo fa quanto ella gli ha detto. Nella sala nessuno si accorge di lui finché egli abbraccia le ginocchia della regina. Tutto ciò è l'effetto dell'aura impenetrabile nella quale lo ha avvolto Atena e che solo ora comincia a dissiparsi, così che la vista dello straniero inginocchiato suscita muto stupore. Ma Atena è anche la gentile fanciulla che lo aveva guidato e consigliato tanto bene. Egli stesso non aveva la più pallida idea di tutto ciò, e così pure noi, se non ce l'avesse accennato il poeta, avremmo letto senza stupirci tutto il racconto, non trovandovi nulla di straordinario che un eroe fortunato. Questa fortuna gli è fedele anche il giorno seguente, nella adunanza del consiglio e in occasione dei giochi dei Feaci. Anche qui, dietro ad ogni propizio accadimento, sta la dea Atena in persona.
L'araldo del re al mattino attraversa tutta la città e chiama a raccolta i membri del consiglio sulla piazza delle adunanze, dove Alcinoo li aspetta per presentare loro un ospite. Lo straniero è ben degno di essere conosciuto, già il suo aspetto ricorda quello di un dio. Sembra inoltre che abbia compiuto grandi gesti in mari lontani. I capi dei Feaci provano così fin dall'inizio interesse per Odisseo. Come però lo vedono, al loro cospetto rimangono attoniti, perché la dea ne ha fatto un'apparizione della più singolare bellezza e indicibile forza, e tutti acconsentono che il re gli armi una nave per riportarlo in patria. Quindi nella casa reale ha luogo una festa e dopo il banchetto si organizzano i giochi. Qui, secondo i piani di Atena, lo straniero, che per bellezza, prudenza e dignità aveva conquistato i cuori di tutti, si sarebbe dovuto imporre per la sua impareggiabile forza virile. Il suo primo rifiuto venne interpretato da un giovinetto presuntuoso come un segno di impotenza. Allora egli afferra il ratto il più pesante dei dischi e lo laccia ben al di là del segno raggiunto dal migliore degli altri discoboli. Già il sibilo del potente disco farà brividire tutti. Non appena però esso giunge al suolo, ecco che un uomo è lì a segnare il posto e a gridare: «Un cieco potrebbe tastando trovare il tuo segno, tanto dista da tutti gli altri. Nessuno potrà contestare la tua valenza in quest'arte». E Odisseo si rallegra di aver trovato un amico fra i competitori. Aveva buon motivo di essergli grato, che solo per opera sua la sua azione era stata posta nella giusta luce. Quest'uomo era però in realtà Atena. Era Atena, anche quell'araldo che aveva invitato gli anziani a riunirsi in piazza, e con le sue parole di ammirazione aveva attirato la loro attenzione su Odisseo. Anche qui dunque i prodigi divini sono lo sfondo di una serie di avvenimenti del tutto inapparenti, però decisivi, ed è riservato al poeta, l'illuminato dalla divinità, di riconoscere questo sfondo, mentre chi vi prende parte non può vedere che il loro lato naturale. Bene, io vi ho letto il settimo paragrafo del capitolo Essere a cadere alla luce della rivelazione degli dèi. In realtà tutti questi avvenimenti che noi abbiamo sentito in questa storia accadono all'interno della guerra di Troia o all'interno del viaggio di Ulisse, però accadono anche nella nostra vita quotidiana, accadono tutti i giorni che dentro di noi si esprima l'intuizione, che dentro di noi si esprima questo o quel Dio, che dentro di noi si esprimano quelle intuizioni che altrimenti avremmo lasciato perdere. Ogni giorno, in ogni istante della nostra esistenza, questo accadere esiste. E sta a noi essere coscienti di tutto ciò. Sta a noi mettere in atto delle azioni, delle strategie di vita, delle affermazioni, dei modi di essere, degli imperativi su cui agire nella società in cui viviamo, di manifestare noi stessi, perché queste nostre azioni, questa nostra volontà di agire, anche la nostra titubanza, ma comunque questo desiderio di essere continuamente in azione, è l'unica chiamata che ascoltano gli dèi. Perché il linguaggio che parlano gli dèi non è un linguaggio a parole, anche se dopo le parole traducono, ma è il linguaggio delle emozioni, è il linguaggio della necessità, è il linguaggio dell'intento che ogni individuo manifesta, è il linguaggio della volontà d'azione. Ed è questo che chiama gli dèi. E allora gli dèi si affiancano o gli dèi si oppongono a quello che facciamo. Però è la nostra azione che è importante, la nostra volontà, che è la comunicazione con tutti gli esseri del mondo. Ed è questo importantissimo, che noi dobbiamo sempre mettere in luce, ed è il legame che ogni essere ha con tutti gli altri esseri della natura, ed è un legame emozionale, ed è il legame che ci congiunge noi come individui con gli stessi dèi. E l'azione è ciò che chiama gli dèi ad affiancarci. Certo, noi abbiamo assistito in questo racconto ad azioni che avvengono durante la guerra di Troia. Abbiamo divinità che appoggiano Ettore, che appoggiano Enea, divinità che appoggiano Menelao, divinità che appoggiano Achille, divinità che appoggiano Patroclo,
E questo farsi divino, questo manifestare le divinità dentro gli individui, vediamo i momenti in cui c'è il coraggio, i momenti in cui c'è lo scoramento, i momenti in cui si è furiosi e i momenti in cui si è più riflessivi. E tutte queste divinità lavorano armonicamente all'interno delle persone. Chiaramente è tanto più impellente il loro intervento quanto più la situazione è drammatica. Ma quando noi leggiamo l'Iliade o l'Odissea, stiamo leggendo una storia drammatica, ma in realtà stiamo leggendo la storia della nostra vita, perché anche la nostra vita è un navigare infinito fra più situazioni, anche la nostra vita è un accerchiamento che abbiamo da parte del mondo in cui viviamo. Quando io faccio i dibattiti di stregoneria e parlo dell'arte dell'agguato, non parlo semplicemente dell'individuo che tiene l'agguato a ciò che gli interessa nel mondo, ma anche della coscienza che deve nascere nell'individuo e che noi nel mondo siamo dei soggetti a cui altri tendono agguati, a cui altri vogliono appropriarsi di qualcosa di noi, che può essere il nostro lavoro, che può essere i nostri affetti, che può essere i nostri intenti, che può essere le nostre decisioni, che può essere il nostro manifestarsi. Per cui noi effettivamente viviamo la nostra esistenza come una grande odissea o come una grande Iliade, cioè come un grande combattimento della vita. E proprio questo combattimento della vita ci porta alla fine a costruire il nostro corpo luminoso, ci porta alla fine a essere noi stessi. E in tutto quello che io vi ho raccontato oggi, vi ho letto, troverete ogni singolo eroe di cui ho parlato che ha la responsabilità di quello che fa. Cioè, davanti alla vita e alla morte, le scelte sono solo sue. La divinità interviene agguantandolo o eccitandolo, infondendogli forza oppure infondendogli paure. Ma le scelte sono solo sue. Cioè, lui il padrone che va all'assalto. Quando noi nel racconto diciamo, ecco, la divinità è intervenuta, dopo scompare, diceva Walter Rotto, no? Cioè, c'è un intervento, c'è un individuo che dice delle cose e poi sparisce. Perché? Perché la divinità sta dentro di noi, è l'intuizione che emerge da noi, la necessità che emerge da noi. Avevo paura e adesso ho necessità di aver coraggio. Ed emerge dentro di noi. E allora dal punto di vista visivo, dal punto di vista scenico, si può vedere qualcosa di esterno che ti dice dai coraggio, perché ti giri indietro? Chi te lo fa fare di scappare? E dopo questa persona però sparisce, perché è l'intuizione che dentro di noi emerge, è la necessità che si fa persona, che si fa soggetto. E questa è una grande lezione di paganesimo. Questo è il riconoscimento che noi siamo dei soggetti divini che agiscono all'interno di un insieme divino, di un crogiolo di dei. E tutti gli dei noi ce li abbiamo dentro e fuori di noi. E costruiamo le armonie, le assonanze, le alleanze, il vivere assieme, il camminare assieme, in un grandioso progetto di esistenza. Sì, ho letto, quando è stato? Ieri notte, questo pezzo qua di Walter Rotto. Effettivamente è abbastanza importante questo libro, vale la pena effettivamente di leggerlo. Sì, sulla prima parte, quando parla di Arianna del labirinto, avevo un po' lasciato perdere, quando parla dell'epoca arcaica, dopo l'ho ripreso in seconda battuta e in realtà dà parecchi spunti di riflessione, anche perché noi come pagani politeisti abbiamo gli elementi religiosi, no? Però a volte non è sufficiente avere gli elementi religiosi, cioè, per esempio, il dogma il Dio che cresce dentro di noi, che costruisce l'empatia, l'affinità, l'uguaglianza col Dio oggettivo che agisce dentro tutti gli esseri, è un dato reale del paganesimo. Possiamo tranquillamente elevarlo a dogma, cioè a una credenza che è questa. Dopo magari la scienza ci dirà che fra noi e gli scimpanzé c'è il 96% del DNA assieme, quello è un altro discorso, però è più o meno lo stesso discorso, cioè abbiamo questa assonanza con tutti gli esseri che ci sta attorno e con tutti loro noi possiamo comunicare attraverso le nostre emozioni, attraverso la nostra struttura emozionale.
Però non basta avere il concetto, il dogma, l'idea, è necessario anche dimostrarle, cioè dimostrare che anche i popoli antichi avevano questa idea, che queste religioni che noi stiamo diffondendo in realtà è la religione dell'uomo. Al di là del muro nero, del turbine oscuro che è il cristianesimo, che è il monoteismo, cristianesimo, islam, ebraismo, che vanno a distruggere l'uomo, a stuprarlo, a costringere in ginocchio, a distruggere gli dèi dentro l'uomo, proprio per trasformarlo in merce, per trasformarlo in bestiame, per trasformare una cosa da comprare e vendere. Al di là di questo buco che è durato questi 2000, se vogliamo anche l'ebraismo, 2600 anni, insomma, però in fondo è una briciola, è niente. Rispetto ai miliardi di anni di esistenza dell'essere umano nelle sue varie forme. Per cui dobbiamo sì confrontarci con questo buco nero, però in realtà la religione dell'uomo è la religione del legame fra se stesso e il mondo che lo circonda, perché l'uomo è divenuto del mondo, non è creato all'immagine e somiglianza di Dio pazzo, cretino e deficiente, ma è parte di questo mondo ed è da questo mondo che è sorto ed è legato con tutti gli esseri di questo mondo. E se noi dimentichiamo questo, dimentichiamo la stessa essenza della vita. Boh. Allora, intanto vi do appuntamento per sabato 24 presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito dell'equinozio d'autunno. E Francesco, vi ricordo, oggi non è in trasmissione perché è giù a Jesolo a preparare quello che è il falò, quello che sono tutte le varie cose che servono per il rito. E diamo il via alle telefonate, visto che abbiamo circa 5 minuti scarsi. Vi ricordo il numero 049 700 700 e 049 700 838. Niente. Pronto? Ciao, ciao. Come sei? Ti sento su? Ti sento su le voci? Sono un po' afono, un po'. C'è un po' di aria. Ah. Sento un po'. No, per quello non. Niente, te lo seguivo con il libro Walter Otto. Te lo seguivo, è fatica stare zio, eh. Davvero? Sì, le oggi stare zio, la pancia di oggi, insomma. Ma sta roba da dire, noi la faccio, non la smetto. Bello però, guarda, è trascina proprio. Secondo me è uno dei più bei capitoli del libro di Walter Otto, sì, sai? Sì. Adesso dovrò arrivare alla fine, vabbè, adesso ormai me lo divoro, insomma. L'Odissea, tutte, cioè, definire, cioè, proprio definire, insomma. Attento. Dimmi. Dopo su Repubblica che c'è un articolo, i kamikaze del dio Baco, non so se te. No, è di oggi? Gli fa un convegno al Cividale sul terrorismo dell'antichità, nell'antichità. Ah. E parla praticamente che è una critica, parla di un gruppo di fanatici bloccati dal console. Ah, vabbè, ma c'è i baccanali, un discorso sui baccanali di Roma. I baccanali, sì. Beh, ma fu un episodio molto importante quello dei baccanali, perché in effetti Roma ha dimostrato come non ce l'aveva con la religione, ma ce l'aveva invece con gli atti. Esatto. Cioè, era debordato molto, insomma, la situazione. C'è un articolo perso le pagine, mi sembra una critica, poi non ho letto neanche tutto perché appunto dopo parla appunto del convegno. Dopo la religione romana arcaica, non so se te. Dumezzina? Sì, Giorgio Dumezzina. Sì. L'ho letto. L'ho trovato abbastanza. L'ho letto ed è molto bello. È bello, sì, eh. Sì, perché lui praticamente, anche praticamente una delle più grosse scoperte che ha fatto Dumezzina, uh-huh, è che tutta la storia di Roma antica, no? Orazio Coclide, non è altro che la riproduzione di quelle chiese i testi Veda, e lui lo dimostra. Cioè, e infatti è la cosa più strana, cioè Dumezil dice qua sicuramente dei preti induisti, uh-huh, sono venuti in Italia e non si sa bene da che parte, e hanno trasformato la religione vedica, è diventata quello che è la religione dell'antica Roma. In realtà mi capivo alcune cose, grazie anche a Dumezil, che sono importanti, però ti dico, lui scopre come Roma non ha miti
tipo i greci, no? Ma tutta la storia di Roma è un mito, per cui tutta la storia di Roma, in realtà anche il sistema giuridico romano, è elevato a religione. Vedi Elio Gabalo che deriva anche da fuori Elio Gabalo, un siriano, sì, esatto. Ma è un po' particolare, quello siamo già fuori dall'arcaico, no? Cioè siamo già all'impero. Ma però c'è anche un rito, diciamo, verso l'orientale, verso i sì, 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 lui era un sacerdote del sole, no? Sì, penso un po'. E infatti è lui che fa il 25 dicembre come festa del sole, no? Nascita del sole. La gabba che comunque, ti dico, quelle di Mezzil sono una scoperta notevolissima, infatti ha rivoluzionato la lettura della storia di Roma, sì, sì. Cioè veramente rivoluzionata, a parte il fatto che ti dirò che la storia di Roma resta soltanto la roba per i fiori, no? Sì, no, un altro do del Newton Compton di Roma, su Roma, sulla vita giornaliera, insomma, sì, di Roma, sì, sì. Dopo... te cercai un'altra trasmissione, mi sembra 15 giorni fa, giorni fa, il Vangelo segreto di Tommaso, che ti dici che c'era che ho trovato adesso negli anni 50, che è esatto, Italia, esatto. Qua esiste il Pages per caso? No, Miguel Roy, un'edizione, credo a Delphi, di Morandi. Comunque l'ho messo tutto in internet e tutto commentato, per cui se uno vuole scaricarsi anche il commento può farlo. Adesso però bisogna che ti butta sopra, perché è ora che ha il suo spazio a Svizzera, purtroppo. Il Vangelo segreto di Tommaso. No, attenzione, che non sia un'altra roba ancora, perché era già di Vangeli per bambini di Tommaso che giravano. Della Mondadori. No, forse è quello giusto qui allora. Sì. Mondadori, indagine sul libro più scandaloso del cristianesimo. No, praticamente dimostra che tutti i principi fondamentali dei Vangeli esistono tutti quanti i principi di Adone, la sua seguaci di Adonisti. Vo via perché sennò avvisa giustamente. Ciao. Ok, ciao. Bon, io chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento per le ore 19, questo da parte della trasmissione. Ciao a tutti.